Sono partiti. Un percorso difficile, la voglia di rilanciarsi, la Coppa Benedetta Dentino come occasione da non perdere. Accumulate dei risultati, divise dal campo. Bentornati amici del campionato universitario. Atletico Madrid contro Paris Saint Germain. Dentro o fuori? Riparte l'Atletico Madrid. Prova a accelerare, pallone in verticale. Arriva il gol del vantaggio dell'Atletico Madrid, gol del numero 77, Mori. Si portano in vantaggio gli arancio grigi. Ionica supera l'avversario, arriva sulla tre quarti, allarga il gioco sulla sinistra, Moriggi, palla al centro, si salva il Paris Saint Germain, ma c'è ancora Sorbini che alimenta l'azione, poi pallone sul fondo, ma che giocata di Mori. Prova a ribaltare, Bonomi, combinano, Bonomi davanti al portiere, la tocca, ma che riflesso di Luongo, con la mano sinistra riesce a sventare un gol praticamente fatto. Non sta più giù niente. Rimessa laterale, si gira in aria Bonomo, la risposta ancora del portiere, la palla rimane lì, prova a spazzare via l'Atletico Madrid che prova a ribaltare l'azione. Fallo tattico del Paris Saint Germain che ha sfiorato per la seconda volta il pareggio. Ancora una grande parata di Luongo. Contropiede del Paris Saint Germain, 2 contro 2. Bonomo vede il movimento di De Marco davanti al portiere del pareggio del Paris Saint Germain. De Marco in contropiede. Che proprio non si regge. Fischia l'arbitro, interviene col petto l'Atletico Madrid. Pallone al limite, al destro di Bonomo. L'arbitro segna calcio d'angolo. Ancora una deviazione di Luongo decisiva. Villani, esce Luongo. Migliore in campo fino a questo momento il portiere dell'Atletico Madrid. Si riparte dalla sinistra da Moriggi, che accelera e poi appoggia per il movimento laterale di Miano. Se la porta sul destro, prova poi la conclusione del gol del 2-1 dell'Atletico Madrid. Da fuori aria, Miano. Fuori aria. Mori appoggia per Miano, cerca di allargarla sulla sinistra per Moriggi, non arriva, arriva dopo con un po' di fortuna il pallone, Moriggi se la porta avanti, entra in area di rigore davanti al portiere, la conclusione, la respinta del numero 1 del Paris Saint Germain, calcio d'angolo. Laterale l'Atletico, Moriggi per Mori, pressato adesso da Villani, allarga per Sorbini che cerca il colpo, attenzione, sul fondo non di molto, sfiora la quagliarellata Sorbini. Raineri allarga per Sorbini ancora, cerca poi Miano, con calma l'Atletico, Miano la prova da fuori direttamente in porta, palla sul fondo. Miano deve rallentare l'Atletico, poi Raineri, c'è dall'altra parte Morici invece di andare da Raineri. Raineri di mezzo esterno, non arriva però l'aggancio pulito del centravanti Lauria e il pallone va sul fondo. Miano che gliela sradica dai piedi, un tunnel, una Veronica, la tiene lì Miano, cerca il colpo in verticale ma Villani non si fa fregare. Fischia alla fine del primo tempo l'arbitro, 2-1 il risultato per l'Atletico Madrid, si sono divise i minuti Paris Saint Germain e l'Atletico, bene l'avvio dell'Atletico, meno bene quello del Paris Saint Germain, poi 10 minuti di pressione dei biancazzurri che sono riusciti a trovare il pareggio, nel finale la rete dell'Atletico per riportare tutto sul 2-1. Luongo, possesso palla, preme il Paris Saint Germain in questo avvio, De Marco la tocca, lunga però, il numero 14 che si accentra, alimenta l'aria, sbaglia la marcatura, poi rientra Cavaliere. Moriggi, apertura per Miano, in mezzo all'aria, davanti al portiere, col destro, e il 3-1 dell'Atletico Madrid, Miano. Pressato da Lauria, poi Cavaliere, la recupera però l'Atletico Madrid, trova il gol ancora Miano, tripletta del numero 5 ed è 4-1.
Professor Bini, Miano, per Raineri, poi Morigi, ma tocca col mancino, arriva però Di Martino che l'allontana, Bonomo prova a saltare l'uomo con un rimpallo, ce la fa, limite dell'area, prova il destro ed è il gol del 4-2, accorcia le distanze, il Paris Saint Germain. Poi viene passato per Morigi, che accelera, Morigi entra in area, prova col destro, la risposta basta di Tempestilli coi piedi. Lani aspetta il movimento di De Marco, prova a dargliela col tacco, ma Mori capisce tutto, si intromette sulla linea di passaggio, parte il pallone, doppio passo, salta l'uomo, entra in area, la conclusione col mancino, fa tutto lui, del 5-2 dell'Atletico, Mori. Lauria cerca il centro, c'è Tempestilli, Miano, la risposta di Tempestilli, calcio d'angolo. Sgarangella, Bonomo, poi per Villani, cerca la profondità con Di Martino che l'appoggia per Bonomo, ancora per Di Martino, di testa, Bonomo la tocca male, a pallone va sul fondo, sfiora il 5-3 il numero 10 del Paris Saint Germain. Torna indietro da Cavaliere, Sgarangella, allarga il gioco, interviene Raineri, anche la sua è stata una grande prestazione, in mezzo a due prova a liberarsi Morigi, la recupera De Marco che prova col destro sul fondo, Villani la perde, Mori 3 contro 2, Mori per Lauria, alto sopra la traversa, allarga sulla mancina, Sgarangella, la corrente di Martino, c'è Bonomo al limite, deve saltare Sorbino, l'appoggio per Di Martino, combinano i due, la conclusione di Mancino, la risposta di Luongo che in due tempi riesce anche a evitare il calcio d'angolo. Luigi per Miano, provano a combinare, Morigi davanti al portiere, il palo col mancino di Morigi, riparte il Paris Saint Germain. Mori, Raineri allarga per Morigi, prova col destro, stavolta batte Tempestilli per il gol del 6-2. Luongo. Ed è il triplice fischio dell'arbitro. Vince 6-2 l'Atletico Madrid grazie alla tripletta di Miano e le grandi parate di Luongo. Per il Paris Saint Germain un'ottima prestazione che non deve essere intaccata dal punteggio. Un 6-2 troppo largo per quanto fatto vedere dai ragazzi di De Marco.